secondo me questa è una partita difficilissima. Ho visto un po' di spezzoni di partita della Giana. È una squadra che palleggia bene, ma soprattutto è una squadra che sa chiudersi molto bene. Siamo stati fortunati perché abbiamo trovato quel gol in quella situazione, però mi ha sofferto, ma nel calcio la sofferenza fa parte del gioco. Non è che si può vincere sempre giocando alla grande oppure magari facendo tenendo sempre sotto l'avversario. Ogni tanto si può vincere anche in maniera diversa. Questa squadra sta dimostrando, se qualcuno magari aveva qualche dubbio, che questa squadra è fatta di uomini che non volano mai l'osso, che stanno sempre sul pezzo, e che nel calcio c'è anche molte volte gira anche un po' di fortuna. Oggi siamo stati, rispetto alle altre partite, un po' più fortunati, abbiamo anche un portiere forte che magari non è molto impegnato, ma quelle poche volte che è impegnato para. E questi sono i portieri che fanno la differenza. Pisano, tutto questo aspetto, è il giocatore più bravo che abbiamo in calcio. Antonio, buonasera. Hai iniziato la partita con 60 anni e finito dopo il tiro di Palazzolo ne avevi 67-68, quella palla non girava mai, ma al di là di tutto oggi siete stati molto maturi tra i suoi 2-3 episodi, diciamo quello che ha portato all'occasione di Palazzolo in cui Capoferri si è fatto rubare palla in modo ingenuo. Sì, anche se secondo me Capoferri ha fatto una buona gara. Sì, anche se magari sai, poi con le situazioni così come quella che ha fatto alla fine è stata pesante perché loro potevano fare gol, però devo dirti che Capoferri a me piace molto. È vero, siamo giovani, ma rispetto, penso, alle altre squadre non siamo fortunati, siamo gente che non molla mai l'osso, stanno lì con il pezzo, hanno carattere, hanno personalità, sanno sempre le linee, riescono a leggere le linee giocate quasi sempre. E oggi quasi ci quando pensi che non sapevo che erano un giocatore così forte, pensavo che noi siamo valorizzati, però posso dire i Rai, posso dire i Massimiliano, quelli che stanno giocando anche di me, siamo un bel gruppo, dai, lo si vede anche quando ci mettiamo là, ognuno gioca per l'altro, quindi siamo riusciti a creare qualcosa di incredibile qua, quindi speriamo che la favola continua. Fiorenzo, ma non dipende sicuramente da sicuramente una crescita di